piccoli gatti crescono e non solo fisicamente. Se li stimoliamo mentalmente fin dalle prime settimane di vita, avremo dei gatti adulti più equilibrati, meglio educati e in fin dei conti che ci fanno meglio compagnia. Con giochi e attenzioni, per esempio, possiamo insegnar loro a seguirci in vacanza e ad essere socievoli con i nostri amici che ci vengono a trovare. Dobbiamo fare in modo che il loro cervello venga stimolato fino dalle prime settimane di vita, in modo che possano affrontare qualsiasi tipo di esperienza senza spaventarsi. Bisogna sfatare il mito che i gatti si affezionino alla casa, e purtroppo questo mito che ci fa fare delle azioni assolutamente poco corrette, nel senso che ognuno di noi, se stesse chiuso nella casa per i primi anni di vita, nel momento in cui dovesse affrontare il mondo esterno, ovviamente non riuscirebbe ad elaborare gli stimoli che gli vengono e sarebbe molto spaventato, ed è per questo che i gattini vanno abituati fin dal primo periodo di vita a fare questo tipo di esperienza nel mondo esterno, in modo che li si possa portare con noi durante le vacanze, per esempio. Il che significa che allora dobbiamo abituarli a usare il trasportino. Dal trasportino bisogna abituarli a entrare in macchina, a essere portati in macchina, e magari gli facciamo cambiare il territorio portandogli a casa di amici. Più impegnativo regolare i rapporti tra gatti e bambini, ecco perché. Ricordiamoci, i gatti non ci riconoscono come un'unica specie, ma una specie è quella femminile, una specie è quella maschile, e poi i bambini sono considerati quasi degli extraterrestri. In ogni caso vale applicarsi quando sono molto piccoli, perché è incredibile vedere nel tempo quali progressi riusciamo a far fare ai nostri gatti, gli animali più amati dagli italiani. Resta aggiornato con le notizie del TG5. Invia un SMS con scritto TG5 al 48475. Servizio in abbonamento.